Direttore, allora, la forte presenza di visitatori, di espositori, di tantissime famiglie, diciamo che sono i numeri poi alla fine che hanno decretato il vero successo della Fiera di San Martino. Beh, io credo che siamo riusciti a far dare la sensazione ai bambini, alle famiglie, di ritornare in piazza, consumare un pranzo insieme con noi, insieme con gli animali, insieme con tutto quello che gira intorno alla Fiera di San Martino. Noi quello che pensavamo, immaginavamo di poter riprodurre, ci siamo riusciti, anche forse non aspettavamo tanta gente, però i 2 giorni sono stati intensi, pieni. E dove la gente ha apprezzato moltissimo questo nuovo format che abbiamo voluto dare a questa fiera. Beh, Questo significa che per il prossimo anno? il prossimo anno io mi auguro che da Piedimontese anche altri settori, altre strutture che avrebbero anche nel passato dovuto esserci un po' più vicini, quantomeno da stimolatori di queste attività. Coldiretti lo fa, l'ha fatto, lo vuole fare ancora, soprattutto per dare un messaggio al cittadino consumatore, al bambino di oggi, che sarà il consumatore di domani, affinché lui possa ritrovare, riscoprire, assaporare, mettere a avere, perché no, quando abbiamo visto i 100-200 ragazzi che sono venuti, che sono registrati nell'agrasilo, di come è possibile seminare un'insalata e qual è il ciclo produttivo, qual è la frutta da mangiare. Per noi questa è cultura per dare una mano a quell'agricoltura che riteniamo che sia l'eccellenza italiana. E ci siamo riusciti perché i numeri sono effettivamente importanti. Pertanto noi continueremo perché questa era una nostra mission, perché oggi Coldiretti, pur di far uscire dall'agricoltura dal ghetto, non parliamo dei problemi dell'agricoltore, ma dell'agricoltura. E quando noi immaginiamo questa situazione significa che dobbiamo avere da parte nostra quel consumatore che vuol sapere, vuole informarsi sempre di più nel capire cosa mangia, ma soprattutto anche vedere la faccia di chi lo produce questo prodotto. E questa è la situazione vincente di questa agricoltura che sta ritornando ad essere appetibile dai giovani, attenzione, non quei giovani sfigati, ma quei giovani laureati che sentono la voglia di fare agricoltura, ma quella soprattutto di ricerca, quella che fa reddito e quell'agricoltura che Coldiretti predilige. Gal e Parco assenti ingiustificato? Ma io sono molto franco. Io credo che il Galla avrebbe dovuto stimolare molto di più queste situazioni, per non dire anche il Parco. Dovrebbe essere loro i capofila di questa cosa. Ci auguriamo che per gli anni prossimi non si distraggano come si sono distratti per questi anni, perché li ho visti molto distratti. Siamo molto impegnati, molto di più nel capire chi deve gestire i progetti e non come si esercitano i progetti. Io credo che oggi l'amministrazione comunale di Piedimonte, dopo questa esperienza, deve guardare con due o tre manifestazioni importanti. È inutile continuare a dare contributi a pioggia di 200, 300, 400, 500 euro che non servono a nulla. Capire progetti, come abbiamo noi dimostrato a San Martino, che cosa si vuole fare e finanziare queste attività. Perché Piedimonte, io da piedimontese, questo lo dico con molto rammarico, non può essere più diventata terra di conquista, che si viene, si pigliano i soldi, si pigliano i posti intesi come gestione e poi nulla si restituisce al territorio, e questo territorio ha dimostrato nella 2 giorni di sabato e domenica grande voglia di riscatto per la tradizione locale del Matese. Pertanto io mi auguro che Piedimonte, come sempre, possa essere da capofila e riprendiamo questo magnifico Matese. Non possiamo pensare che un parco ci crea soltanto vincoli, come oggi si sta ragionando del Parco del Matese nazionale, ma io faccio la domanda a me stessa. Quanti cittadini di Piedimonte e dei comuni limitrofi sono stati interessati per capire se il sistema parco nazionale possa? Dicono tutti che è una cosa buona. Io, per quanto mi riguarda, dico che il Parco del Matese, il Parco regionale è stata una iattura sicuramente per l'agricoltura. Io mi ricordo che negli anni 80 43.000 pecore. Adesso ce ne sono 2-3 mila, zootecnia è sparita, vincoli quando se ne vuole, disastri ambientali si sono determinati e è una cosa buona. Io mi auguro che il territorio debba capire che cosa vuole fare del proprio territorio e solo i naturali possono esprimere se un parco ci deve essere o non ci deve essere e quando ci deve essere, certamente non soltanto con dei limiti e dei vincoli.